Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo unboxing. Unboxing di un titolo che andrò assolutamente comprato. E adesso vedremo la Standard Edition. Voi direte: perché la Standard Edition e non quella con dentro già il Circle Pad? Perché non l'ho trovato. Ho girato tutta la provincia e non sono riuscito a trovarne una. Ho trovato, cara grazia, questa, la versione standard, che so che si può giocare comunque, anche se non è proprio comodissimo, però meglio che niente. Dunque, andiamo ad aprirlo. Come vedete, l'ho comprato al Super Media. Andiamo. Nuovo di pacca, togliere il profilattico come al solito. Andiamo a vedere. Allora, prima di tutto, questo è il retro della copertina. Una volta che c'era abbandonata in rovina, dove il male è in agguato dietro ogni ombra. Il visivo globale. Andiamo qua, Jill, vari mostri, eccetera. Andiamo a vedere qui. Partita co-op, due giocatori in wireless. Internet, partita co-op, due giocatori, Street Pass, cambio di missioni e pad scorrevole Pro compatibile. Andiamo a vedere il contenuto, come è già accaduto. Qua abbiamo i punti del Club Nintendo, il manuale di istruzioni. Punti del Club Nintendo, chi dovesse comprare le cose, aspettate a registrarli perché scadono il 31 adesso, quindi io ho già due o tre cose da registrare, ce li ho lì. Manuale di istruzioni completamente a colori. Sono un bel po' di pagine, tutto a colori. Libretto di pubblicità dei soliti titoli Nintendo, vediamo Mario Kart 7, eccetera. Le avvertenze, il solito poster delle avvertenze. Poi vediamo lo sfondo qui, è contornato da queste macchie di sangue, come possiamo vedere qui. E infine abbiamo la cartuccia Resident Evil Revelation 3DS. Va bene, questo è tutto. Ricordatevi di iscrivervi, di commentare, di mettere mi piace se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!